Ci troviamo oggi sulla strada delle Siligate, nota strada che collega Pesaro, Agabice e Cattolica passando per il territorio del San Bartolo. Strada che purtroppo negli anni è stata teatro di tanti incidenti stradali e dunque da gennaio si è deciso di intervenire. C'è un progetto dell'ANAS che prevede delle migliorie per quello che riguarda la sicurezza stradale con questi New Jersey che vedete alle mie spalle che da qualche giorno sono stati installati in via provvisoria con la prospettiva della creazione di uno spartitraffico che diventi un dissuasore per i salti di corsia e per i tanti incidenti frontali che si sono creati in questi anni. Avanzano i lavori, ma avanza anche il malcontento da parte dei residenti di queste zone che contestano la procedura non ritenuta adatta a migliorare di fatto la sicurezza stradale, ma piuttosto molto impattante su quella che è la vita quotidiana di chi abita in queste zone. Protestano anche le associazioni ambientaliste che temono per la salute degli animali che attraversano questa strada, infatti sono predisposti corridoi ambientali, ma è ancora tutta in itinere la situazione, e a raccogliere queste proteste anche il centrodestra del comune di Pesaro che ha proposto un'interpellanza in consiglio comunale per consentire all'amministrazione comunale di verificare davvero dove si diriga questo progetto di ANAS. Abbiamo deciso di protocollare un'interpellanza nella quale chiediamo due cose all'amministrazione. La prima è che ascolti i cittadini stanno chiedendo di poter vedere il progetto, di poter sapere cosa sta succedendo e questo è stato troppe volte negato. L'amministrazione non può non ascoltare le persone e le associazioni che stanno chiedendo spiegazioni. E la seconda cosa che chiediamo è che l'amministrazione si faccia portavoce presso ANAS per portare delle proposte migliorative. Noi ne abbiamo elencate diverse nel nostro documento, ne segnalo un paio. La prima è quella della messa in sicurezza degli incroci a raso, incroci di varie strade che si mettono sulla statale che sono veramente pericolosi. E la seconda è quella di un ragionamento più ampio che deve essere una rivalutazione di tutto quel tratto di strada che tenga conto dell'attuale utilizzo e che tenga conto anche degli sviluppi futuri e della sostenibilità su quel tratto. E in particolare si propone di ragionare a un ripensamento della percorrenza, quindi quello di passare eventualmente dalle 4 alle 2 corsie e in questo modo si potrebbe garantire una maggior sicurezza e anche una soluzione di tutti i vari problemi che si stanno presentando. Non si è fatta attendere però la risposta dei consiglieri di maggioranza della Commissione Lavori Pubblici, Amadori, Mattioli, Montesi e Pandolfi, che attraverso un comunicato stampa hanno stigmatizzato oggi l'incoerenza dell'opposizione, che, sempre secondo i consiglieri PD, si è eretta a salvatrice dell'incolumità dei cittadini dopo che nell'estate 2019 gli allora consiglieri Nicola Baiocchi e Giulia Marchionni proposero per primi di prospettare all'ANAS l'esigenza di barriere. Una decisione, quella attuale, non richiesta dall'amministrazione comunale pesarese, che secondo i consiglieri di maggioranza avevano invece prospettato una soluzione di riduzione di corsie e realizzazione di rotatorie per attenuare la velocità su strada.